Kratos, siamo Sindri e Brock. Che battaglia. Ci risiamo, ragazzi. Bentornati su God of War. Ho sete. Ok, grazie. Grazie per questo bicchiere d'acqua, dai. Partiamo. Possiamo... A casa, ora. Odino è con Atreus. Oh no. Prepara. Abbiamo appena spaccato la mascellona a Thor. Adesso dobbiamo spaccarla anche a Sindri e Brock, se non stanno zitti. Per il resto, voi ragazzi, qui il vostro Gabby Kratos di quartiere. Allora, siamo tornati. È bello vedere che ti stai facendo nuovi amici. Potente quel Mjolnir, eh? Nelle gengive, sì. Sai che molto. Siamo stati noi a crearlo? Ah. L'hai già detto, sì. Lo so. Non pensavo stessi ascoltando. Infatti, io non stavo ascoltando. Almeno è stato bello vedere che l'ascia gli ha tenuto testa. Ah. Lo scopo era quello, in fondo. Ah. Dopo tutto siete sempre le vostre armi. Siete i più abili costruttori di tutto il Vanguard. Ma adesso dove siamo diretti? Questo ti porterà a casa. Ah, i portali! Ci sono ancora i bei vecchi tempi della porta di Narnia. Ehi, vai! Cioè, sto inverno ha rovinato tutto. L'ultima cosa, piccoletto. Se gli Aesir ti sono entrati in casa, deduco che il tuo cerchio sia andato. Dopo aver scacciato Odino, hai un altro posto in cui riposare stanotte? Senza riposo fai la fine di quel testone. Non abbandonerò casa mia. Ah sì? E cosa impedirà a Lonny rompi di spiarti o di ridurti la casa in polvere mentre stai dormendo? Niente! Ecco. Ma lui non ha un occhio, dai! Il tuo ragazzo, e io dirò a un certo tizio di ospitarti a casa sua. Se addirittura. Ok, siamo arrivati nella porta magica. Potresti craftarmi una casa nuova invece, o un allarme nuovo tu? Perché sarebbe meglio. Sì, ma tira un vento, ragazzi. Kratos, come fai ad andare in giro mezzo nudo, però? Devi spiegarmi sta roba. Ma adesso dov'è Atreus? È scappato di casa, no? Monello. Fratello! Oh, meno male. Ti stavo venendo a cercare. Sei ferito. E tu? Come passare da pugni a carezze in 2 secondi, Kratos? Complimenti. Che cosa voleva? Mi ha... pagato per il tetto e mi ha invitato ad Asgard. Davvero? Chi? Non vi sentivo quando stavate fuori. Perché? Io gli ho detto di no. Ovviamente. Cioè, prima mi tira un cragnone e poi mi paga il tetto. Vabbè, abbiamo ripagato col sangue noi. Se ti avessi detto che lo cercavo, tu me l'avresti proibito. Che hai nascosto la verità a me? Io te lo volevo dire. Sei come mamma. Lo volevo davvero, ma... ora che lo sai, dovresti vedere una cosa. No. Abbi fiducia in me, vedrai... Fiducia! Tu hai tradito la mia. Parole di fa che la fuoco. Che ti mostri cosa ho scoperto. E poi... non ci siamo liberati di Odino, né di Thor. È chiaro che possono entrare in casa nostra e fare danni ogni volta che vogliono. Sti mafiosi. C'è solo un modo per levarceli dai piedi. Dagli i piedi in testa. E credo di sapere qual è. Signore. Ma signore, generale, padrone. No, perché non te le sei portate prima? Mostramelo. Vai. Prendi la tua roba. Devi riguadagnarti la fiducia di babbo. Se no quelle lame. Pem, pem, pem. Sulle chiappette. Siamo pronti alla morte. Pronti alla morte. Vuoto come le nostre speranze. Dove sono tutte le armature che ho collezionato nel vecchio God of War? No, ma non si gode più allora.
Sì, quindi possiamo anche qui migliorarci tutto. Buono così. Ecco. Baule magico, era vuoto e adesso è pieno. Vabbè. Tu sei pronto? Vai. Però i soldi li prendi, eh? Tieniti il resto, bastardo! Ok, mi ha spento tantissimo! Mi ha spento, sei un vero duro, Kratos! Dove andiamo? Al tempio nella foresta selvaggia. Perché? Ti spiegherò quando arriveremo lì. Fai tutto il misterioso, come mamma! Odino ha detto altro mentre eri fuori. Sì, ha detto che non gli importa più di Jotunheim, che i giganti possono tenersi i loro segreti. Ahia! Lui ha trovato il modo di scongiurare il Ragnarok. Lo saprà che i giganti sono tutti morti. Mi preoccupa di più che non gli importi più nulla. Che avrai in mente? Strano, non è da che Odino? È qui? Siamo così vicini a casa. I banditi ora si scannano tra loro. Non l'ho fatto io questo? Frecce. C'è qualcos'altro qui. Oh no. Vabbè, altri guai. Normale, amministrazione, come abbiamo detto. Ah, i cespugli. Dovrei usare le lame per toglierli, no? Ora che ce le ho, posso equipaggiare le lame del caos e dargli fuoco! Sì, di questo parlavamo. Oh, il ponte è crollato. Dovremmo raggiungere il tempio in un altro modo. Non possiamo Perché fare tipo. Sei venuto fin qui da solo, ragazzo. I miei sogni mi hanno attirato qui. Sogni. Ok. Ok. Wow. Non... Quello è ancora vivo. No. Ah! Guarda meglio. Io banditi di El. Chi è stato? Ah, immagino un moribondo. Sperare che un loro nemico sia un nostro amico. Ehi, potevi avvisare. L'ho esploso tantissimo. Aspetta, aspetta, aspetta che lo riscaldiamo subito. Questi sono tipo dei non morti che vengono dall'inferno delle terre norrene. E l'inferno delle terre norrene è molto ghiacciato come il tempo che c'è qui fuori. Quindi è un po' così. Aspetta. Niente. Ah. Ah, ok, sono stati gli zombie ad ucciderlo, miseria, mi sa. Cosa è stato? Qualcosa. Vabbè, di dai. È pericoloso. Horror. Horror sta cosa. Sì, ma stai zitto, attrezzo, che non è vero niente. Babbo dovrà picchiare tanto quest'oggi. Guarda dove li hanno appesi. Fammi vedere se riesco a scoprire il mistero. Ogni mistero per Gabby. Qualsiasi cosa sia, è veloce. Porca vacca. Ti prende alle spalle sto coso. Meglio che cerchiamo qualcosa per il viaggio. Qualche panino salvavita, dai. Io sono Kratos, tu sei uno sfigato. Porca zozza. Mamma mia, hanno fatto finta. Non c'è niente di peggio dei morti che fanno finta di essere vivi. Questa è veramente è una fregatura incredibile. Ma tranquilli, ci penso io a farvi tornare morti. Ci penso io. Tempo fa non sono stato io. Ma stai buono, sei stato tu 100%. Io non mi fido più di te. Solo casini sai fare. Solo casini. Prima i bambini stupidi. Ricordi Dai. Quando ho detto che qualcuno può aiutarci ad avere risposte su giganti e Loki? Parli di Tyr, il dio della guerra di queste terre. Lui è morto. Beh, per essere un morto, Odino ce l'ha Cosa messa tutta per non farlo trovare. Sapeva che Tyr poteva unire i regni contro di lui. Will. Silenzio. Sento qualcosa. Porca vacca, no, parlo ancora arabo. Guarda dal cielo! Però con queste spade la situazione, ma lo scongelo io sto inverno! Lo scongelo io! Dove vi nascondete? Sì. Ci li rispedisco io a calci nel cubo. Parabonzi bonzi bom! Alle falde del Kratos mangiaro! Parabonzi bonzi bom! Oh cavoli. Bene, è andata come al solito. Troppo forti, troppo forti. Nuova abilità disponibile. Eila, sblocchiamo un po' di abilità nuove. Tipo estrazione delle fiamme. Oh cavolo, ok, ci sta. Ok, abbiamo preso un po' di poteri. Furia spartana. Ma i bambini, prima i bambacci. È tempo di allenarci. L'altra volta quel pilastro non c'era.
Arriviamo. Non c'è problema. No, non c'è più, vedi? Sparito. Ma guarda un po' te. Come dicevo, Tyr era un alleato dei giganti. Per cui se lo troviamo starà dalla nostra. E se c'è qualcuno che sa chi dovrei essere, è lui. Aspetta un secondo. Dobbiamo trovarlo. Non possiamo non farlo. Un po' troppi sì, Atreus. Che cosa sai? Sai, sei? Aspetta, ma che devo fare qua? Ma reggerà il mio peso? Pare che ho mangiato tante bistecche. Dopotutto devo fare bulking. Kratos è il re del bulking. Bulking Zai! Non so cosa abbia trovato Atreus, ma dice che ha delle prove. Siamo venuti fin qui, scopriamolo. Ma quel bambino vaneggia. Si trasforma in un orso, io non mi fido degli orsi. Frusta di fiamme? Oh. Ah, è vero, non funziona. Sì, è vero. Sì, sì, mi ero scordato, scusa la vecchiaia. Oh. Dovete stare buoni. Le lame, le sue, e poi le mie. Sono ovunque, ovunque. Mamma mia. Oh, concentrati, Gabby, concentrati. Ragazzi, prima ho mangiato un po' di Nutella e non so, mi fa addormentare mangiare Nutella. Sapevo che dovevo digiunare. Il digiuno mi avrebbe temperato il corpo. Invece lo sto combattendo con la Nutella che mi vuolla nello stomaco. Era troppo pesante. Non mangerò più Nutella quando devo giocare a God of War. Kratos mi aveva detto che dovevo essere allenato. Dovevo temperare il corpo. Non dovevo farmi tentare dalla Nutella. Ora mi sta facendo male tutto questo. Ma sono comunque bravo. Ha solo abbassato la mia percentuale di abbattimento dell'1%. Sì, 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 l'ho visto. Aspetta che lo tiro. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Ma dai per un... Ok, fai tu. Atreus. Perfetto. Grazie, figlioccio. Scusa, ti ho tirato. E niente, ragazzi, quando mi è partito, non far arrabbiare Kratos o ti tira gli alberi in faccia. Comunque qua dentro mi sa che dobbiamo andare. Sì, perfetto, 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 perfetto. Adoro bene, bene come così. Il Fimbulwinter abbia esaurito tutta la magia da noi acquisita. Fimbulwinter continui a generare nuovi orrori. Che tempismo. Ecco, ecco, guarda quanti orrori, guarda quanti orrori. Guarda quanti orrori, facciamoli sparire. Siete solo dei piccoli incubi con le gambe. Tornate nel vostro regno tarocco. C'è già freddo qui. Non ne voglio altro. Ecco. Saliamo. Ora avevo sperato di spaccare sta roccia a mani nude, ma è diventato piuttosto bravo. Sta superando il babbo. Sono geloso. I'm jealous. Ok, ora ti faccio un bel one punch. Vai, 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 picchia. E niente, ragazzi, sono... Cioè, picchia i morti simulator. Mi fa rosicare che devo picchiare una persona che è già morta. Questo è il lavoro che era già stato fatto. Perché devo rifarlo io? Però la vita non va bene, ragazzi. Oh, wow, 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 wow. Datemi subito il mio fast food qui. Chi aveva detto che il fast food fa male? Ho visto un bel po' di massacri, ma questi sono troppi per una sola mattina. Vabbè, ma sono già morto. Fratello! Mamma mia, fratello! Fratello! No, 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 è quel co... Ma cosa? È un cavallo! La cacciatrice! Una guzzina! Attento, una guzzina? Cos'è sta roba? Aiuto per tutti gli unicorni! Esplosi! Tira lì le botte. Cosa dite? Meglio un'ascia? No, secondo me è ehi, tu hai fatto male al kraut. Ho sbagliato. Assaggia le verdure. Ma tranquilla, morirà prima che sorga l'alba. Con quegli zoccoli. Ha usato la tattica dei cavalli. Quella che fa malissimo. Mai dare la faccia al popo di un cavallo. È la regola. It's the rule. Jason the ruler! Everybody follow. Oh, tiro un galoppo. Scendi da cavallo. Ah, non puoi. Sei tutt'una con i brother. Sorella!
Che succede? Ci facciamo la presaula? Guarda la presaula. Sì, il calcio indietro quello mi frega sempre, però. Vabbè, l'ho massacrata comunque. Massacrato. Ne ho abbastanza. Massacrato. Fimbulwinter, Freya, i banditi, Thor e Odino. Sì. E ora le aguzzine che cacciano nelle nostre foreste. Veramente. Non è più sicuro qui. No, no, basta. Stavamo dicendo. Lo scudo che ti ha dato la mano. Me l'hanno rotto. Thor l'ha rovinato. Ma ora. Forse i nani potrebbero darci un'occhiata. Quindi non posso più difendermi. Forse dopo. Oh. Me lo potenzieranno sicuramente. Forse diventerà tipo quello di Capitan America. E mi piace. Ehi, ehi. Perché siamo qui, Atreus? Perché mi infili. Allora, vi ricordate quegli altari che raccontavano le storie dei giganti? Quelli dove a sinistra veniva raffigurata la loro origine. Ah, sì, quegli armadietti polverosi. Sì. Sì, ne abbiamo trovati molti. Li ho visti. Beh, ce ne sono di più di quanti credessimo. Oh cacchio. Quindi altra storia. Beh, la colonna è troppa nuova. Cultura. Ma l'altare è dall'altra parte. Aspetta, ma questa non si muove? Devo usare l'ascia del Leviatano per muovere l'albero. Oh, ok, e ora posso. Sì, così più facile. Bene. Ci siamo. Forza. Ehi, cosa dai gli ordini al tuo generale? Ehi, ragazzo, calmati. Non è che sei trovato un armadio e adesso comandi tu qua la baracca, eh? Che caspita. Mi offendo. Un altro armadietto muffoso nargnoso. Vediamo che nasconde. Un'altra storia. Wow, wow, wow. Altri state cavallini. Che cosa hai fatto? Hai rovinato anni di storia. Una porta. Questa sì che è nuova. Wow. Sì, vabbè, fai il figo. È una porta per i giganti. Andiamo. Cosa così? Atreus, aspetta. Non sembra ci voglia aspettare. È troppo excited. E niente, il mio Eren Jaeger Atreus è andato, è un gigante ora. Guarda, siamo di nuovo nella terra. Che cos'è, ragazzo? Dove siamo? Un luogo che solo i giganti dovevano vedere. Quegli altari raccontano le loro storie al mondo, ma in realtà le storie vere, quelle segrete, venivano tenute qui dentro. Ricordi la storia di Skoll e Ati, i giganti lupo? Odino li ha catturati perché crede così di avere più controllo quando inizierà il Ragnarok. Mi ricordo. Ma non è tutta la storia. Vedi, qui i giganti liberano Skoll e Ati. Sono liberi. Quindi? È il passato o il futuro? Mi salvo futuro per nostra sfortuna. Quando lo guardi. Parli come un gigante. Vedi? I lupi sono salvi da qualche parte a Vanheim. Non il posto dove Odino li cercherebbe. Ragazzi, ma eccoli che triple LSD. Eccoli qui, inseguono il sole e la luna. Aiuto! Un classico. Finché la luna viene rubata. Eh beh, certo, la luna. Si viene sempre rubata la luna. Atreus. Vedi? Ati non ha più nulla da inseguire. E poi dicono che i furti di astri non fanno vitti. I furti di astri. Mannaggia. Non so chi sia, ma arriva qualcuno e salva la luna. Poi la luna copre il sole. Eclissi. Un'eclissi totale. Saranno 100 inverni che non ne vedo una. Beh, ma noi abbiamo visto la recente. E tutto torna normale. Ah, ok, è troppo anche che per il mio cervello. Che fare questo con... Ci sto arrivando. Però è un film questo, cioè veramente simpatici i giganti. Ecco, questo è il Ragnarok. Hanno il VR. Vedi chi sta guidando gli eserciti contro Odino? Tyr, se deve essere vivo per il Ragnarok, significa quindi che è vivo. Quindi è vivo Tyr. No? Mimir, è possibile. Dai. Odino mi disse di aver ucciso Tyr e all'epoca si fidava di me. O così. Ballista. E se non l'avesse fatto? Se lo avesse semplicemente rinchiuso da qualche parte? Di nuovo troppi sì. Basta. Ma... Torniamo a casa. Aspetta. Devo farti vedere un'altra cosa. Un'altra! È qui fuori. Bimbo! È un po' lunga. Qui fuori, quindi qua. Però si stava meglio di là. Si stava meglio quando si stava peggio. Che cos'è questo? È tutto ciò che ho trovato. Beh, quasi tutto. Aspetta. Una biglietta da sputapalline? Quella è opera dei giganti. Sei stato di nuovo a Jotunheim.
No, l'ho trovato in uno degli altri altari. Altri altari? Io ormai sono diventato Kratos. Quanti ne hai visitati? Io, beh, tutti quanti. Tutti quelli che potevo visitare a Midgard, almeno. You crazy boy! Ma vai all'università, va. Come tutto questo. Ma vai a studiare, va. Ero all'interno di un altare e ho visto un'immagine di Tyr imprigionato. Oh, non cavolo. So dov'era. Ho trovato indizi negli altri altari. Si menzionava il fumo nero e la terra sanguinante. Oh. Noi non abbiamo capito esattamente. Noi? Noi? Come ti permetti? Come ti permetti? Sindri mi ha dato una mano. Quel Senti, gnomo. L'ho convinto io a farlo. Non è stata una sua idea. Qualcuno verrà aperto i due oggi. Tutti questi traditori. Dai, calmati. Fumo nero. Terra sanguinante. Potrebbe essere Muspelheim. Improbabile. Odino non ha mai avuto a che fare con i regni primordiali. La terra sanguinante potrebbe essere una miniera. No, ti prego, basta miniere. Il regno dei nani, forse. Svartalfheim, ottima ipotesi. Svartalfheim. Dalle miniere usciva fumo nero. E Odino tiene in pugno quei nani da moltissimo tempo. È così, allora. Tyr si trova a Svartalfheim dentro una miniera. Allora? Dove andiamo? A Svartalfheim. A casa. A casa? No, dai! Papino! No! Secondo me non riusciremo ragazzo, a tornare a casa. Anche se volessimo cercare Tyr, come raggiungiamo Svartalfheim? Basta con Sai che Odino ha bloccato i viaggi tra i regni, no? Aspetta. Sindri ha detto di avere qualche idea. Sindri è pieno di idee. Aspetta, devo trovare... Qua. Devo seguire il bambino, lui sa dove andare. Ah! Cosa ci sarà? Oh, scopriamo subito, figlio mio. Si torna a rompere cose per divertimento e profitto. Bello! Profitto! Cos'hai sentito dell'offerta di Odino? Al ragazzo? Non molto. Sono usciti. Ma lui ce l'ha raccontato. Non mi preoccuperei. Nemmeno delle cose che non ci ha detto. Aspetta, Houston, we got a small problem. Now we have to go away. Credo che ora si torni per di qua a casa. Non mi sto perdendo. Eccoci qua. Bene. Ricordi, qui affrontammo il nostro primo troll. È vero. Ricordo che tu avevi perso il controllo. Che bello. Il nostro primo troll. Facciamo attenzione, fratello. Il pericolo è vicino. Ma io voglio affrontare un altro troll. Scudo. Non sarebbe la prima volta. Ok. Combatto a mani nude praticamente. Guarda che non mi serve lo scudo. Hai visto che non mi serve lo scudo? Userò i vostri corpi come scudo. Questo. Mamma mia quanto mi agita essere Kratos. Quanto mi... Sentite una cosa. Se ne arrivano di più non costringetemi ad usare la furia spartana. Guarda che Sparta gli ha fatto mio figlio. Oh no. Ok, allora mi sa che ci sono i troll. Questo è un po' grasso. Con quale bastone? Ma fate... Oh cavolo. Facciamo una cosa così. Fratello, non puoi parare senza scudo. Ma tranquillo, lo ammazzo lo stesso. Guarda, 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 guarda. Chi para chi? Oh. È bello esagerare. Il tronco ci so fare. Ci siamo quasi. Bene. Siamo... Fratello, posso parlarti? Sì, però sussurrami. Non rinfacciare al ragazzo la sua curiosità. È normale, è giovane. Anche Ai tu. Miei tempi sapevamo obbedire. Ed è questo che speri per lui? Fratello, il ragazzo seguirà la sua strada, che ti piaccia o meno. Se non vuoi che si allontani da te, fatti furbo e cammina insieme a lui. No, quel... Io Se non accetto! Un modo per viaggiare tra i regni e arrivare a Svartalfheim... Troveremo un sacco di cose per... Basta. Basta. Ci andremo. Davvero? Ma se non troviamo Tyr, lascerai perdere per sempre. Va bene. Non te ne pentirai. No, no, me ne pentirò. E questo è il problema. Però, ehi, dai. A noi piace andare all'avventura. Ah, siamo tornati a casa così. Sappiamo, tutte le strade portano a Roma. O alla Grecia. O a... No...
di qua! Sindri! Ragazzi! Sindri! Ma quello è Atreus! È passato così tanto tempo! Come sei cresciuto? Ti vedo anche un po' invecchiato. Oh, sì. Beh, se volete seguirmi... Brock ha detto che vi serve un posto sicuro in cui passare la notte. La e penso proprio che pelati. I vostri nani preferiti possano aiutarvi. Siamo ancora i vostri nani preferiti, vero? Non siete esistono nani preferiti. Capisco. Un, due, tre. Sbarabim, sbarabem. Apriti, zezzano. Amici miei. Fatemi andare, Eila. Però adesso vorrei uno scudo. Nella casa più pulita dei nove regni. E vorrei che rimanesse tale. Contaci. Non mi riferisco a nessuno in particolare. No, assolutamente no. Boom. Dopo quell'incidente con Thor, abbiamo pensato di farvi un po' di spazio finché non deciderete cosa fare. Ci siamo quasi. A me piaceva la stamberga del pelato forzuto. Perché devo andare in una casa ordinata? Come potete vedere, ci siamo stabiliti nel regno tra i regni. Non è un granché, ma è al riparo dal Fimbulvin. Vabbè, come la stanza dello spirito del tempo. È impareggiabile se vi piace il vuoto grigio e scintillante. È bellissimo, Sin. Veramente, sì. In realtà vorremmo parlarti di un piano. Ti ascolto. Wow, boy. Boy. Boy, boy. Prego, entrate. Ora, se voleste pulirvi i piedi con molta cura, io vi aspetto. No. Non vuoi pulirti i piedi, no, vero? D'accordo, le camere sono là, la cucina invece è laggiù. Vi va uno spuntino? Kratos? Uno spuntino? No, niente spuntino. Noi abbiamo bisogno del tuo aiuto per raggiungere Svartalfheim e salvare Tyr. Tyr? Che vivo? Ma dico cosa... Che cosa? È tutto a posto, gli ho detto tutto. Tutto quanto? Ha fatto finta. Ho aiutato mio figlio a disobbedire. Ah! Ho vegliato su di lui. Ho fatto. Ficcherò! Nessun rischio, eravamo davvero al sicuro. Forza, di qualcosa. Quello che è importante ora è cercare di ripristinare i viaggi tra i regni. Tu sai come fare? Sì, lo so. È che c'è. È solo che c'è. Qui c'è tanto fango. Allora perché non hai già aperto una strada? A essere sincero, per questo. Avevamo bisogno del tuo aiuto. Quanto amo Sindri. Oh oh. I fratelli Uldra hanno finalmente bisogno dell'uomo più sapiente del mondo. Esatto, è proprio così. Oh! Andateci piano. Ti abbiamo rovinato il pavimento nuovo. Quello come è entrato qui. E chi diamine? Ma non quello lo... è mio figlio. Beh, per tutta Yarsmida, che cosa gli è successo? È un orso! Gli è dato è maledettamente alto ora. Ed è proprio... così. Brutto come il peccato. È tutta colpa tua. Diventerà pelato e... Venite con me, almeno troviamogli qualcosa che gli vada bene. Sta diventando grande, stupido nano. Non ti sei mai sentito impacciato in gioventù? Ehi! Ormai quello che è fatto. Siete voi ma che vi state rimpicciolendo. Dovrai aspettare d'ora in poi e fare la cosa giusta. D'accordo, sistemiamo la vostra roba prima che andiate in giro a bighellonare. Vai, lo scudo! Scudami questo. Ecco. Si è inceppato. È messo molto male. Lo uso da anni. Non vuoi che te ne costruisca uno nuovo? Ah, beh. È molto importante per me. Oh, ci piange quasi per uno scudo Kratos. Vedrò cosa posso fare. Nel frattempo, che ne pensi se te ne do uno come rimpiazzo? Cosa? No, ti prego, di legno marcio. Benvenuto nel negozio, devo pure comprare, paga! Oh, scudo muro di pietra, mi piace. Questo è bello resistente, questo però è più veloce. Dai, quello veloce. Poi ce li facciamo sempre più potenti, dai. Sembra un cacchio di tappeto persiano con braccia e gambe con sto vestito, però vabbè. Se un giorno devo farmi la casa, chiamo Sindri, davvero. Ehi, guarda. Aspetta che voglio vedere qua. Che bello, ma è tipo la casa degli Hobbit. Cioè questa stanza assomiglia tantissimo. Immagino sia qui che tengono il cibo. È bello sapere che non moriremo di fame. Guarda, andiamo a rubare un po' di Nutella. Questo barattolo l'ho preso io. Io non mangio come carta. Come sblocchiamo i regni? Ci serve una cosa da laboratorio. Seguimi e porta con te la testa. Quindi, cosa fa? Dove è tenuto esattamente Tyr? È imprigionato in una miniera chissà dove.
non sappiamo altro. No, sappiamo il posto. Cos'era? Shinika's Nine. Lo sai. Vi servirà aiuto per trovarla. Oh, dovreste parlare con Durlin. Chi è Durlin? È un nostro cugino. Oh, no, un altro. Lavora per la città, si occupa di sicurezza, ha accesso a qualsiasi tipo di informazione sulle miniere. Oh. E so che non è amico di Odino. Per questo tua madre chiese il suo aiuto per organizzare una ribellione. Pronti? Una ribellione? Tu ne sapevi niente? No. Un capo ribelle che conosceva la mamma. È proprio ciò che ci serve. Penso che vi siete persi il tada. Tada de che? Beh, non importa. Cos'è sta roba? Lo dirò in un attimo. Ci vediamo fuori, al passaggio. Capo ribelle, Durlin? Non è un po' gonfiata questa? Eh? E tu? Ma... dici solo le cose così come ti vengono in mente, vero? Tada! Immagino tu sia convinto. Me ne vado. Che Durlin non veda l'ora che qualche bastardo gli si presenti. Atreus. Alla... addirittura! Bene, ci vediamo là fuori, Sindri. Sentite. Cioè, cosa c'è qua? Sono dei draghi. Sono così lontani, non capisco What? Nemmeno quanto siano grandi. What? Ora andiamo da Dublino qua. E la testa. Però, ehi, questa sarebbe la parte in cui c'è bisogno di me? Ma qua, esatto. Che questo dispositivo è stato creato su misura per te. Ti aiuterà a vedere meglio il problema con i tuoi occhi da Bifrost. Va bene. Posso anche... ma guarda, è in culla! Oh no! No, 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 no. Questo serve a farti stare fermo mentre ti puntiamo la luce negli occhi. Ah, Sindri, schifoso bastardo! Io veramente non ho parole di quello che sto vedendo. Ma la mitologia norrena è fatta così, ragazzi, aprili, mi conferma. Aprili, dai! Oh, speravo davvero di non dover usare le pinze. Fallo! Le pinze! Fatto. Fatto. Bene, ora rilascia! Non è cosa? Hai trovato? Il segnale! Wow! Presto, sbrigati! Arrivo! Dobbiamo andare! Quindi abbiamo creato una porta. A che serviva tutto questo? Lo vedrai presto. Devo solo regolare. Ecco, dovrebbe andare. Abbiamo creato una porta speciale per i reni. Te li do io i danni permanenti. Kratos, lanciami! Voglio infilzare! Con le corde! Non sai stare al gioco, vecchio caprone! E niente, finirò malissimo. Ora lo buttano giù dalla collina. No, no, ridatemi Mimir. No! Ragazzi, non si gioca con le teste altrui. Vai. Che caspita. Stai meglio qua. Nel mio popo. Se solo che se scorreggio voli. Il Bifrost è rotto. Ora potrete usare i semi di Yggdrasil per questi passaggi. Sì, i semi di Balzar, non vabbè. Non vi servirà più alcun tavolo o lampada Bifrost. Mi serviva per la luce. Ok, giusto. Mi inventerò qualcosa. Ma prima, vieni, lascia che ti mostri come funziona. No. Sì, è una porta per i regni. Ok, punta la tua chiave verso la runa di Svartalfheim. Ah, a destra e concentrati. Ok, è una chiave per i regni, come era quella... Sì. Ok, guarda che roba. Ragazzi, questo God of War in teoria è un po' più lungo di God of War 1, quindi avremo un attimino più robe da fare e quindi dovrò anche più sgobbare in questi video, quindi far tanta roba se vogliamo fare tutta la serie in tempo per le altre serie, perché stanno uscendo un sacco di giochi, cioè dal nulla a 3000 giochi. Quindi io sono qui, vado al passaggio mistico. Ok. Vamolos! Così arriverete alle terre umide, fuori nida velina. Umide, basta, freddo, umido. E chiedete di Durlin alla taverna. Ok. Sei sicuro che lo conoscano lì? Durlin è sempre stato un ubriacone impenitente. Magari è cambiato del tutto, ma secondo la mia esperienza... Oh. Vuoi venire con noi? Gli ubriaconi non cambiano mai. Ma le terre umide sono... umide. E ci sono grimi dappertutto. Grim. Creature ostili, viscide e puzzone. Perfetto. Buona fortuna! Grazie. Si spezza Grim. Aspetta, buona fortuna. Non c'ho proprio voglia di andare lì, Mamma mia, Sindri, se ti prende per i capelli ti prendo. Beh, dai, almeno qua non c'è l'inverno. Lo sentite? Che cosa? Qualsiasi cosa, tutto. Finalmente! Caldo. Ma ragazzi, ma allora qua non c'è arrivato. Possiamo usare questa barca. L'inverno. Se riesco a liberarla. Un pugno, dai. Attento. Vai.
Ormai non devo far niente. Ah! Oh no, i Grim! Ci sono i Grim! Li piglio oscurate. Boink! Ok. Perché sono così veloci? Perché hanno... hanno le zampette, hanno quella coda. Bisogna staccargli la coda e cucinarla sul fuoco. Mamma mia. Stupidi piccoli letamini. Piccoli cacchio di letamini. Esplodili. Ok. A posto, dai. Ancora. Mista. Abbiamo finito. Credo che partiamo con il piede giusto. Ma quelli erano scarafaggi. Hai abbassato la guardia. Ma ho liberato la barca. Per quello io non la toccavo. Sapevo che c'erano gli scarafaggi dentro. Sto legno vecchio pieno di tarli. Però non si ritorna in barca. Che la mamma abbia guidato una rivolta contro. Mamma mia, la mamma più balle di Kratos. Il fatto che non sia andata troppo bene potrebbe aver influito. Ciò che ha fatto prima che la incontrassi era affar suo. Gliel'hai mai chiesto? Non rispondo. Ci sono risorse. Ah, ah. Aspetta che c'è l'acqua sbriluccicante. Qua c'è sempre qualcosa. Così qualcuno si dimentica sacchi di denaro, pelle se non conciata. Non mi hai chiesto cosa avesse fatto. Di cosa parlavate quando vi siete conosciuti? Ti limitavi a dirle: donna, occupati della casa, io vado a pescare al fiume. Preparami un sandwich. E poi sparivi per 5 giorni? No. Tua madre pescava molto meglio di me. Faceva lei l'uomo di casa, e questa è la verità. Io stavo là e mi ero anche fatto la pancia da birra. Il problema è che poi quella là è sparita. Ha deciso di morire proprio quando stavo iniziando quella la mia vita da viziato. Immagino l'esplodo. Che se riuscirai a girarla potremo passare. Ok, no, tranquilli, la esplodo, così la esplodo. Queste sono le terre umide. Nome calzante. È una palude. È un caldo umide. Questo ho scoreggiato. Mi fa bruciare gli occhi. Scusa, in effetti mi è scappata. Un po' più forte dell'ultima volta che sono stato qui. Aspetta. Sto provando. Ah, così. E dillo prima. Wow, abbiamo portato il freddo anche in un regno caldo. Che Tuglipe. Ah, mi ricordo le pietruzze dell'infamoso. Devo rompere tutti i sigilli così potrò aprire. Meglio nelle sue mani che in giro. Ok, ok. Con quale mela di Biancaneve i 7 nani? Questa l'ha usata per... Ok. Oh! See you later, alligator. Sono degli alligatori strani. Sì, sono quei cosi. Aspetta. Qua mi sa che dobbiamo andare di pugno. L'ho preso. Prendo tutti. Spaccali. Spezzatino di coccodrillo delle paludi. Marce. Oh, non c'è spazio qui. In acqua, tornate da dove siete. Aspetta, devo finirlo. Niente. Finisco la vecchia maniera. È andata bene. Aspetta che allora mi devo rinfocillare. Non cadrò nella tomba da povero. Dammi tutto. E ho fatto lo shortcut. Adesso possiamo tornare in barca. Giusto. La mia bella gondoletta. Forse il motivo per cui è così caldo non è che il freddo non ha ancora. La mia bella gondoletta. Forse a Svartalfheim è solo diverso. È così. Il Fimbulwinter non colpisce tutti i regni allo stesso modo. Ah, ecco. È strano che il grande inverno non porti ovunque. Me lo chiedevo anch'io. L'inverno. A Midgard è così. Ma come vedi, gli effetti qui sono più gassosi. Osserva i geyser, senti l'odore di cui parlavamo prima. Senti, non parlare di geyser. Erano già presenti. Ho mangiato fagioli. In qualche misura. Ma ora hanno raggiunto nuovi picchi estremi. No, vabbè. Quindi è un casino. Questo è tutto uno sfogo della terra. Aspetta che c'è un punchiboy qua. Da Rocky Balboa. Fammelo toccare. Fammi toccare il catarro dell'albero. Tocca il catarro dell'albero. E così, Slime Rancher. Pensi davvero che Odino onorerà la sua parte del patto? Che ci lascerà in pace se non ci immischiamo? Senti, no, ci siamo già immischiati. Ma non significa che voglio affrontarlo. Forse troveremo una nuova casa, dove né lui né Freya potranno più darci da bere. Vabbè. Ma figura. Se troviamo Tyr, può aiutarci nella lotta. Lotta?
Non intendevo questo. Ovviamente abbiamo molto da imparare da tu. Tu mi nascondi qualcosa. Andrà bene qualsiasi modo in cui possa aiutarci, no? Ma... proseguiamo. Sono felice che siamo qui a esplorare un nuovo regno. Forse potremmo semplicemente goderci il caldo. Buona idea. Il problema è che non te lo godi con gli alligatori che ti mangiano le ciabatte. Cioè, sembra tanto muscoli, ma ormai li sto sviluppando nella testa. Molto intellettuale. Se ne trovi altri, dovresti raccoglierli. Sì, adesso mi metto a leggere poesie, no, ragazzi? Anche un altro giorno. Cose che potete leggervi voi se vi comprate il gioco. Solo 70 euro. Ma, ehi, sono le poesie. Ragazzo, se posso chiedere, cosa speri di scoprire da Tyr esattamente? Vuole far la rivolta, beh, lui. Come ho detto, speravo potesse dirmi qualcosa su Loki. Loki. Vorrei anche ascoltare le sue storie, i viaggi verso altri mondi, tutte quelle cose sui giganti e magari anche come era combattere a quei tempi. Solo ma per tu ascoltare sei Loki. La storia, ovviamente. Storia. Speriamo che Tyr abbia voglia di parlare dopo essere rimasto imprigionato così a lungo. Non tutti i prigionieri di Odino sono simpatici e loquaci. Va, sentilo! Non sappiamo se Tyr sia davvero lì. Simpatico e loquaci. Ok, un'altra caverna. Di prima. Pensate che ce ne sarà se una... viene mentre è siamo qua dentro siamo morti. Ma i fenomeni geologici tendono a essere imprevedibili. No, che se viene qua guarda c'è mi impizzo male. Se il geyser e l'odore sono peggiorati a causa del Fimbul Winter, forse sono peggiorati anche i terremoti. Non gufarla! Ragione, ragazzo. Non gufarla. Atreus, siamo arrivati al villaggio. Guarda come mi guardano. Allora una città è fatta. Salve. Così. Benvenuti a Nidavellir. Sono solo un grande grosso gigante di passaggio. Andate a dirlo a tutti. Ehi, ma sono uno dei buoni. Guarda. Stanno. Si cagano fuggendo. Addosso. Sanno che Odino mi odia. Adesso suonano le sirene. Mi sa. Sì. Un allarme. Suonerei un'allarme del genere se avessi ancora un corpo e temessi di venire decapitato. Di nuovo. Ma tutto questo per noi. Sono spaventati. Perché? Ehi, non ho fatto temo niente. Proprio che sia un allarme. Oh no, perché no. Sta attento. Oh no. Dai, ma sono solo un coccolone. Mi potete grattare la barba se volete. Ve la lascio. Potete anche accarezzarmi la pelata. Quello che volete. Ma non fatemi del male. Vabbè che sono degli inutili gnomi, dai. Sì, però io come entro su quella porta? Abbiamo guai, per favore. Di sicuro dai. Non ci aiuteranno. Meglio trovare da soli la taverna di cui parlava Sigrid. Dobbiamo trovare la taverna giusta. Oh, signore. Vabbè, cerchiamo sta benedetta taverna. Quella è una statua di Odino. Devono proprio adorarlo qui. Non temerlo. Non mi piace. Aspetta che c'è un corvetto di Odino. Vieni qua. Devo sistemarlo. Non sapevo che sareste stati qui. Ho qualcosa per voi. Ma che cosa? Ma Sindri così. Dì ai tuoi amici nani che non abbiamo nulla da fare. Di male. Che c'è, nano? È bello essere qui anche solo per una volta prima del Ragnarok. Oh, se questi ciottoli potessero parlare. Ma poi avrebbero delle bocche. Beh. Luride e disgustose bocche. Ti dispiace se do un'occhiata all'arco? Vuoi fare un'altra magia? Dai che faceva un po' schifo, sì. Oh, questa è da un po' che doveva essere sostituita. Fatela tornare come un tempo. Tentare di sfruttare la sensibilità... strutturale di alcuni materiali alle vibrazioni sonore è una cosa che volevo fare da molto tempo. Cosa hai giunto? Allora grazie per il tuo tentativo. Che poteri avrà ora? Il potere di non scoccare più una freccia, sembra. Pazienza, trovo che sia meglio osservare questi cosi. In azione. Dici che mi funziona? Adesso posso anche farci la dubstep. Perfetto. Uccidiamo nemici al ritmo di musica. Di Schialfa. Ah, devo pure cantare. Schialfa. Schialfa. Schialfalo tutto. Quindi è un nuovo potere per aprire porte sonore. Schialfalo. Schialfa.
Ma non pensavo che avresti disturbato metà di lì. Come facevo a sapere che erano lì? Oh cavolo, vabbè dai. A sinistra, in arrivo. Cioè io non posso morire, io sono l'eroe. Non posso morire contro ste creature. Avete fatto bene a nascondervi, perché ora vi rado il suolo del villaggio. Boom. Centro. Ecco. Abbiamo finito? Ma schialfati questo, schialfati. A proposito di schialfi, okay. Ce ne sono allora, altri? Durlin. Ah sì, Durlin. Atreus. Di sì, qua. Ma prima infatti volevo vedere. Buona fortuna. Grazie, altrettanto. Sembra che alla siano prossima. Tutti nascosti a causa nostra. Anche io mi nasconderei. Non sono i benvenuti. Immagino che quell'enorme statua di Odino c'entri qualcosa. Odino, Budino. Anche qui si nascondono tutti. Odino ha molti sostenitori in questo regno. Non mi piace per niente. Non ci sono guardie in pattuglia. Aspetta. Siamo una minaccia. Sì. Perché però prima di andare lì, diventerai un esempio per tenere gli altri in riga. L'autoconservazione può superare il coraggio anche per i tuoi pari. Sì, ma spuntano dalle fottute pareti. Prima di andare per di là, infatti, voglio controllare ogni singola casa nanica. Perché magari ci sono robe che ci stiamo perdendo. Bella. E spuntano come i funghi. Vabbè. Ma sto cacchio di locanda, dove sto andando? E sono spuntato indietro. Mi sa che dovevo per forza andare per di qua. Ho solamente allungato il mio cammino. La locanda sicuramente sarà da ste bande. Sì che sei qui. Vieni fuori. Ecco, bravi. All'aria promettente, vero? Non sembra una casa. Se è lui quella. È lì, forse dovresti lasciar parlare me. Tu. Beh, non vogliamo intimidirlo. Tu sei alto come un albero e porti una testa mozzata alla cintura. Mi sono dimenticato i sognomi. Nessun problema. Giusta osservazione. Molto entro bene. Lo stesso. Sarà lui. Salve. Adesso suoni ancora? Salve. Ehi. Fate attenzione. A quanto pare ci sono degli intrusi. Degli intrusi? Oh, parli di me? Siamo noi, credo. Se volete uccidermi, almeno lasciatemi finire questa canzone. Quell'allarme era proprio nella giusta tonalità. Stiamo solo cercando un nostro amico. Si chiama Durlin. Sappiamo entrambi che non è vero. Durlin non ha più amici. Ma se vi serve solo questo, uscite dal retro e vedrete l'ufficio della sicurezza dall'altra parte del fiume. Basta che non ci creiate guai. No. E mentre viaggi per questo regno, magari potresti pulire il disastro della testa. E della cioè? Testa. Dopo, fratello. Cosa mi stai nascondendo? Ok. Abbiamo fatto arrabbiare sti nonetti. Parlami di questo disastro. Gli impianti nella baia. Perché non lo chiedi a quel teschio? Ah, testa, ho la pelle. Ma ha ragione. Ho commesso un errore. Vorrei che li chiudessi. Ok, una missione secondaria. Ci sono un paio di missioni secondarie che potremmo fare. Ma noi siamo qua per cose più importanti adesso. Però volendo ci sono anche queste, avete visto? 75 euro potete farvi tutte le missioni secondarie che volete. Oppure ce le faremo dopo noi. Ora andiamo. Un'altra cosa. Anche se questi sono regali, quindi io non dovrei scusarmi e tu dovresti essere quello che ringrazia. Tieni, fa attenzione. Scusati, è subito. Bellissima. Grazie, Sindri. È bella, vero? È anche molto utile. Grazie a questa potrai trovare tutto una ciò bussola. Che il tuo cuore desidera. Davvero? Se il tuo cuore desidera andare nel luogo in cui tu e tuo padre avete deciso di andare insieme, sì. What? È una bussola. Ah, ma una bussola bellissima. Bellissima. Quindi può far tornare mia moglie? Può fare molte cose questa bussola. Credo che tramite questa non ci perderemo più. Credo. Ah, ok, ora ce l'ho in alto, finalmente. Aspetta, c'è un'altra delle porte del viaggio temporale. Però non c'è utile ora. Però volendo possiamo tornare qui quando vogliamo. Se vogliamo tornarci. Oltre le rocce alle mie spalle c'è un edificio. Forse dovremmo andare da quella parte. Wow. Però che fico. Cioè ragazzi, che fico. Quei dannati impianti. Cosa intendi?
Lo Skald ha ragione a incolparmi. Sono stati una mia idea. Se avessi del tempo, si trovano nella baia oltre questa galleria. Vabbè, ci penseremo dopo. Siamo stati noi a rovinare un po' tutto sto posto. Magari poi si cambia anche la mappa. Se facciamo dei favori, sarebbe figo. E andiamo a modificare anche alcune cose. Però, ehi, ci sono cose veramente più importanti. Se potessimo dare un'occhiata agli impianti nel lago, sulla destra, si vedono le ciminiere da qui. Oh, cavolo. Ma faremo se dopo. Non vuoi esplorarli ora, il luogo in cui si trova Durlin è oltre il cancello aperto sulla sinistra. Faremo dopo. Spero che non sia una cosa troppo importante. Piantiamola con gli impianti per un attimo. Andiamo a sinistra per adesso. Scusami, testa. Scusami, quindi abbiamo da fare. Ha senso. Sì. Gli impianti possiamo sempre esplorarli dopo. È questa la mia bellissima locanda. Il tavernello c'è. Questo è l'ufficio della sicurezza. Perlomeno cade così a pezzi. Dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. A me. O a Mimir. Mimir. Sono arrivato. E qua il nostro Durin. E qua si sta nascondendo. Stiamo cercando Durlin. È questo. Avete un appuntamento? Durlin! Vecchio gnometto, sì. Diciamo di sì. No. Perché si viene per appuntamento qui? Sei qui per ritirare qualcosa? Credi che se vai in giro con una testa mozzata sul fianco mi convincerai ad approvare la proposta di accrescimento di Estrid? Beh, potrebbe essere la tua la prossima. Stiamo cercando un prigioniero di Odino. È in una miniera da qualche parte. Hanno detto che potevi aiutarci. Dove hai... Cosa? Hai tagliato anche a lei la testa con quella? Lei era mia moglie. Aia. Aia. Oh 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 oh. Se ne guai, vecchio mio. Stai molto attento alla tua lingua. Tu domestico, me lo dici? Ci siamo Cena. Chiesti dove fosse finita dopo il nostro fallito colpo di stato. Fallito? Già. Fallito. Fei è morta. Aia. Ma dove vivi? Come i migliori. E i sopravvissuti ne pagano il prezzo. Mi dispiace, non vi posso aiutare con la faccenda del prigioniero. Ma lui potrebbe sapere come fermare Odino e liberare Svartalfheim dagli Aesir. Combattere il padre di tutti non mi interessa più. Rammollito. Aspettate, venduto. Ma cosa? Cena! Dopo facciamo i conti. Che cos'è? Una sanzione. Violazione delle norme igieniche per aver trasportato una testa marcia. Due demeriti per aver nominato il nome del padre di tutti e per... già... avermi incasinato la scrivania. Una sanzione. Due sanzioni adesso. Pagate con comodo, ok? Ma io gli spacco il tavolo. Ti prego, Kratos, rompigli il tavolo. Ma... ciao. Quale parte di fuori subito dal mio ufficio non ti è chiara? Hai detto che si chiamava Cena? Ah, certo. Ma te la metto in pentola. Te trovo il mio pescivendolo di fiducia. Credo. E fidati che diventa la cena vera quella. Mannaggia a te. Devo trovare un modo per convincerlo. Piccolo problema. Piccolo perché è basso. In ogni caso lo troveremo. Lo troveremo, ragazzi. Ehi, non è una sanzione. Il nano ci ha dato una mappa. Più o meno. Hai sentito il suo odore? Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Non voleva dircelo. Durlin ci ha aiutato. Cacchio. Allora ritiro tutto.
Bravo, furbo. Perché sapete, i corvi sanno sempre se facciamo la congiura. Un altro Slime Rancher qui. Punchyboy, questi li usano i boxer per allenarsi prima dei tornei. Ma noi li useremo per farci una borsa d'acqua calda. Possiamo finalmente andare. Cioè, io devo trovarlo sto qua. Voglio sapere chi è. Cioè, adesso voglio saperlo, sapere dov'è Tyr. Voglio vederlo. Perché lui è un gigante, quindi quanto alto dovrebbe essere Tyr? Come un camion. Forse vedremo una miniera lassù. Come un cacchio di camion. Niente di meglio di un treno nanico. Aiuto, c'ho paura. Aiuto, non mi regge. Cioè, Tyr non può essere passato per di qua. Non ci sta nel treno nanico. Ma che mi stai dicendo? Esploderà tutto. È Gardaland! Ragazzi! Nome che facevo a meno di risentire. L'hai appena detto tu, a voce alta. Durlin, non gli serviva dirlo, fratello. L'aveva scritto in faccia. Cioè, beh, scritto col fuoco, in realtà. Sulla testa. Col fuoco sulla testa di Durlin? Ribellioni fallite spesso prevedono punizioni rapide e durature. Oh, cavolo, ecco cos'è la cicatrice. Sì, e possiede anche il Gjallarhorn. Un vero credente, quel tipo. Siamo arrivati, direi. Forza. Ok. Di qua. Vedo un altro vagone. Cerchiamo un modo per arrivarci. Ok. Mamma mia, ma quanto siamo in alto. Cioè, forse vi immaginate farla al contrario? È la cosa migliore. È il blu tornado. Se farcelo trovare. Quando Tyr sarà libero e potrà tornare a essere il dio della guerra, Odino non avrà tempo di pensare a noi. Se è la sua guerra, forse lo farà. C'è un camion in mezzo alla strada che non, stranamente non posso spostare. Ma troveremo i nostri metodi, dai. Troveremo tutto. C'è una runa del podere. Bomba disinnescata, sì. Forse appartenente a Bari il Nano, costruttore della grande sala Lir. Vabbè. Ehi, è qui? Che caspita c'è qui? Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. He's a big boy. He's a big boy, guys. Molto grande, grosso ed arrabbiato. Wow, avrà... è un Draki quello. Cos'è successo? Non toccarlo! Qui? Attenzione. Penso sia morto. Ma vai a cagare, non è sì, vero. Decisamente non morto. È vero. Stai buono. Fa finta. Mi chiedevo se... Fa finta. Atreus! Ah, l'ha ucciso un altro. Oh, un Draki. È un cacchio di drago. Drago sputacqua. Me l'ho detto che c'era l'alligatore. La coda, attento. Oh cavolo. Sì, tranquillo. Sì, spiazzalo. Cosa vuoi farmi? Ma cosa vuoi farmi? Aia, ma sputi come un lama. Tu sei un alligatore. Brutta bestia lurida. Infame. Brutta come il peccato. Oh. Ok, questo fa davvero male. Questo fa davvero male. Devo ricordarmi i tasti. Ok. Dagliele. Dagliele. Oh. Porca vacca. Ma sei Thor un alligatore? Mi sta tirando le cannonate. Oh, cavolo. Dagli. Sotto. Oh. No, ragazzi, mi serve la furia di Sparta. Ora mai più. Sì, aspetta. Sì! Il collo! Lo apro. Tiranno Scrouge Rex. Boom! Il coltello! Aprilo tutto. Oh. Beh, è stata anche una morte veloce. E com'è che è sparito così? Devo essercene altri. No, altri. Cioè, era una boss battle questa. Non ce ne possono essere altri. In tal caso, è per quello che sono morti entrambi. Ecco. Ah, finalmente ho sbloccato altre robette. Quindi. Ok. Almeno sono finiti gli alligatori giganti. Non credo che ne vedremo altri. Più in alto andiamo, meno alligatori troviamo. Vedo una miniera. Deve essere quella di cui parlavo. Porco Rubio. Binari, la sua a sinistra.
Forse c'è un altro vagone. Padre, non credi che dovremmo schierarci con Tyr nella sua guerra contro Dino? La guerra non è l'unico modo. In effetti la pace era allettante. Cioè, a me sembrava una bella proposta quella di Dino. Se non fosse che è un ballista incredibile e ci avrebbe pugnalato alle spalle, secondo me. Però, nonostante tutto, non è così cattivo. Un po'. E questo? Ve l'ho detto, in montagna ci sono i troll. Meno male che se lo sono mangiate le sanguisughe. Il vagone è rotto? No problema. Metterlo sui binari. Sì, sì, aspetta. Penso io. Ecco qua. Ecco fatto. Quello non serve più a nessuno. Vai, ripara tu, Mimir, Fifir. E tutti gli gnomi. Perché adesso ci pensa Gabibbo. Aggiusta tutto. Le maniere forti ci servono. Sei pronto al blu tornado? Wow. Perché stavolta si scende. Ok, andiamo a sinistra. Così. Così. Speriamo basti. Dici? Intendevo la mia sinistra. La tua sinistra cosa intendi? Così. Basta? Speriamo basti. Continua. Che cosa vuol dire? Sto andando storto. Ci siamo quasi. Un po' più a sinistra. Così. A posto, guarda, me le fa sudare. Ecco, ci risiamo. Mai, cosa fossero questo gioco senza i rapporti tra padre e figlio? Cosa fossero? Un bel niente. Guarda che bello. Ti ha dato una pietra. Kraken. Ah, dici cena. Sì, è ricoperta di alghe. Pensavo che potremmo mostrarla a Brock e Sindri quando torniamo. Tieni. Altri poteri. Li piggio. Ok, ci siamo venuti a cercare Tyr perché non ci fidiamo di Odino, no? Se ci pensi bene, la guerra potrebbe... Stiamo scendendo! Oh. Ora si aprirà il cruscotto davanti. Ve l'ho detto! Stiamo volando! Qualcuno ci ha preso! Oh! Ma pugni di figlio! Ma pugni! Ah, pambagno! Ma che cacchio sta succedendo? Ma dove stiamo andando? A me sembra che stiamo volando. Dimmi, Cleus, cerca un freno per fermare il vagone. Un freno? Trovata! Sì, si bloccherà. Te pareva. Mamma mia, è duro picchiarmi mentre sono in volo. Padre! Fermalo, sì. Ora! Oh. Ti prego, usa quel cacchio di freno. Che stia per... No! No, sei stupido però. Com'è che siamo ancora vivi? Dove cacchio siamo? No, per fortuna eravamo già a terra. Oh. Un troll. Un altro. Vabbè, dai. Gloria del passato. Ah. Ok. Cioè, queste cose ormai non dobbiamo più affrontarle. Siamo abbastanza potenti. Wow. Non posso credere che siamo sul serio. Oh, per favore. Ok, dai. Finiamo questa battaglia. La vostra stirpe brucerà in un lago di cacca. Cioè, sono proprio noiosi questi nemici. Servono a niente, solo a rompere. Ok. Un altro contentino. La mia Nutella. Ok, possiamo andare. Ma sì, però, cioè, ragazzi, mi verrà la gobba. Dunque, ho sentito una certa parola prima. È solo una parola, ho sentito di peggio da... Non è la parola in sé. Hai perso il controllo. Stavamo cadendo, eravamo in aria. Pensavo saremmo morti. Avresti... Cos'è che aveva detto? Voluto che quella fosse la tua ultima parola? No. Nei ha detto una crisi, il panico non serve. Controllalo. Ah, perché hai detto le parolacce? Bravo! Educatore padre modello! Io voglio Kratos come padre! Ma che roba è? Avete visto? Le parolacce non si dicono. Kratos è child friendly, anche lui è child friendly. Vi lamentate sempre che sono child friendly, ma il primo child friendly è Kratos. E Kratos è un alfa uomo. E che cavolo volete a me? Devono condurre nella miniera. Dovremmo superare questo carico. Sì, però. Il carico era pesante. Ah? Ehi!
Hai fermato il flusso d'acqua. Ah, sì, però veramente ci vuole un genio qua. Attraversiamo. Sì. Ok. Un'altra cassa. Va bene. Già, Nornana. Nessun sigillo da rompere o campana da suonare. È diversa. Ah. Ah. E quindi incendi a sinistra della cassa. Forse sì. Puoi accenderlo? Ok. Devo usare le mie lame, di letame. Ah, devo trovarli tutti. Scommetto che ce ne sono altri qui vicino. Sì, proviamoli. Sì. Va bene, dai. Prendiamo. Sì, infatti. Trova tutti i bracieri. Abbracciali tutti. Abbracciamo bracieri. Mannaggia, me l'hanno fatto sudare sto tesoro. Vaffanfuoco, va. Tutto per un cornaccio sbirivic. Corni di idromele, rabbia aumentata. Lo prendo. A posto. A posto, dai, ora vacoriamo dentro la miniera. Basta. Basta, ma si va. Se mi aiuti potrò salire lassù. Mi aiuto da solo. Bene, vado a cercare una visuale migliore. Io non ne ho una peggiore qua. Basta armi un po' poi muoviti. Io invece potrei fare padre, qualcosa c'è qui. C'è un cancello quassù che porta all'entrata della miniera. Ok. Prova a salire, mi serve una mano per sollevarlo. Sì. Ok. Aspetta, prova a salire che cosa? Oh, andiamo, puoi saltare. Le tue ginocchia non sono mica così male. Ma sta Atreus. Buono, va. Ah, ok. Ok. C'eri quasi. Riprova. A posto. Spero tu riesca a saltare. Ma sta zitto, va. Il castigo potente che ti prendi. Mi chiedo come i nani abbiano pensato a cose del genere. No, è colpa del grande motivatore, la comodità. Perché faticare quando puoi far lavorare per te quegli affari bagnati? Ah. Aspetta. Ok, ragazzi, qua devo usare il cervello. In questo momento sono un po' stanco di usarlo. Cosa succede quando si sposta l'acqua? Succede un bel niente. Succede che l'acqua. Ah. Vabbè, ho fatto una roba geniale. Spero che ci sia Tyr. Atreus, solo informazioni. Solo una domandina. Non trattarmi come se volessi scatenare una guerra. Però non lo stai negando. Fratelli, possiamo lasciar perdere per adesso? Ok. Sì. Ora fammi andare sopra. Grazie. Ah, andata. Dal tuo lato. Io farò lo stesso. Che stai dicendo? Che mi stai dicendo? Che mi stai... Ah sì, devo aiutarlo qua. È più pesante del previsto. Ci sono voluti mille nani e noi siamo in Grazie. Due, quindi... Proseguiamo. Bene. Dai, voglio entrare Sembra in sta caverna e trovare Tyr. La miniera di Durlin. Sì. Sì, eravamo già entrati in una miniera del genere. Ah, ma... Vorrei avere il tuo cacchio di potere, Sindri, davvero, sono troppo geloso. Visto che al momento non avete nessuna fonte di luce, scusate, e non potete vedere quali orrori si annidano nel buio... Una torcia! Caschi okay, da minatore. La vostra esplorazione. Grazie, Sindri. Ehi, yeah. Ma che vuoi dire con quali orrori si annidano? Ragni, ragni. Ragni. Ah, no, 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 se ci sono i ragni, al primo ragno chiudo il video. Questi sono altri orrori. Quindi non c'è un problema. Grim ha pollaiato in alto, abbattiamolo. Grim, altello. Aspetta. Sì, buttalo giù, fallo cadere, buttalo giù dalle scale, fagli male. Sì, ecco. Posto. E gli altri credo che vado di furia spartana. Mi sa che tra un po' vado di furia spartana. Vado di furia spartana, spacco tutto. Avete rotto, basta, siete sempre i soliti pezzi di melma. Avete rotto le balle. Ma va, calmati. Oh, abbiamo fatto. Ma io prendo un Tyr e vi prendo sotto tutti. Non avete capito. Ci siamo, credo. Che caspita. La miniera. Interessante. Tuttavia non abbiamo l'attrezzatura necessaria per ora. La sbloccheremo alla fine del viaggio. Sembrano dei puzzle, vedete? Sono le robe dei giganti, queste. Le lettere. Vabbè, scopriremo di più. Wow. Altri sanguisughi. Cioè...
sono i nemici che odio di più, fastidiosi e basta. Schiappa! Di qua. Schiatta, scappala. Non è un vicolo cieco. Su, vediamo dove ci porta. Alla morte. Oh, guarda, ci sono altri scorpietti. Aiuto, di nuovo. Sempre gli stessi, non ne posso più. A sinistra! Facciamo riuscire. Ah. Dietro di te, occhio. Cisi. Vai. Boni. Ma da dove Boni. Dal cubo. Dalle pareti. Le solite pareti che annidano i silverfish. Posso sentire anche l'acqua. Piano, Atreus. Sta attento. E pronto. 290 metri. 98. 200 metri di distanza, neanche troppo. Penso di aver capito da dove vengono quegli abietti. Ecco, è lui. In fretta. Alle pulci, alle pulci. Alle pulci. Oh, che cos'è un flood? È tipo diventato una tana per quei cosi. Non finiscono mai. È una persa. Perché? E genera i suoi abietti come se non ci fosse un domani. Ma dai. E sarà così. Devo ucciderlo in fretta. Prima che gli abortini. Basta, abortini, basta. Un Vesuvio con le gambe. Erutta un sacco di melma. Ma ti rutta questo. Vabbè, dai. Andato. Lento, schifoso. Oh. Vediamo cosa hai dentro. Ecco. Tipo gli ho bucato nel mentre 48 uova di quelle bestie. Ma noi di più, come al solito. Siamo bravi. Non voglio sentire storie. Siamo i migliori del mondo. Ora è un parco giochi. È un grande parco giochi questo. Scusa. So che avevi detto di non farlo, ma non riesco a smettere di pensarci. Passiamo tutta la vita a combattere. Non capisco perché non possiamo farlo insieme a Tyr. Non lo conosciamo. Abbiamo visto gli altari. È un capo. Ha tenuto testa a Odino come nessun altro. Se l'ha fatto prima, perché non dovrebbe rifarlo ora? Le visioni del passato non raccontano tutta la storia. Stiamo arrivando, Tyr! C'è una porta. Non appena saremo scesi da qui, cercheremo Tyr. Deve essere vicino. Finalmente. Cioè, io voglio concludere vedendo Tyr. Non accetto altre cose. A parte che potremmo... Mi sembra che tu sia arrabbiato con me o qualcosa di simile. Un po'. Da quando hai detto siamo brutta... arrivati a Svartalfheim hai criticato ogni mia mossa. Se non pensi che possa guidarci, basta dirlo. Non metto in dubbio la tua competenza. Ok, ma cosa vorrebbe dire? Pensa al tuo scopo. Ovvero stare zitto e obbedire al generale. Wow. Ma che roba è? È enorme. Orsolo. Ci avranno messo secoli a costruirlo. Ma hai visto che ha tirato su una casa in mezz'oretta quello lì? Sono troppo nerd. Un'altra porta. Dobbiamo controllarla. Io non posso andarle a controllare se va male. Non dicono quale. No, da qui facciamo da soli. Ma non posso neanche frenare. Sul mio scopo. Voglio aiutare il dio della guerra a fermare Odino. E ciò significa liberarlo dalla prigione in cui si trova ora. Tenetevi forti, amici. Sindri? Sindri! E fate attenzione a uscire da lì. Un piede alla volta. Ci sono chiodi arrugginiti ovunque. Ah, che pericolo. Come se volessi attraversare questo laberinto di fumo. No, sono sicuro che le troverete da voi. Non so, l'acqua sembra trasparente qui. Esatto, sembra. Sembra. Credo in realtà scorreggia di daino. Per quelle tue lame. Sì, dammi una mano, va. Al tuo servizio. Potenziamoci un secondo perché non so cosa troveremo qua sotto. Ok, abbiamo fatto, dai. Qualcosina abbiamo fatto. Una di quelle porte. Guarda. Dobbiamo c'è andare una lì. Porta dall'altra parte. Un'altra porta, tipo un'altra porta. Ogni porta adesso può contenere un tir. Studia, testa. Chiunque l'ha scritto aveva occhio per i dettagli. Grande vocabolario con la bocca. Vocabolario. Vocale. Boccolare. Il flusso è bloccato. Lo sblocco. Là. Va bene. Raggiungiamo la porta. Tu seguimi. Come fai a venire qua? Non so come hai fatto, però bene. 152, ci stiamo avvicinando.
La bussola segna che è qui. Beh, è stato qua. Questo non è il posto in cui si trova Tyr. Però è stato qui. Da qualche parte. La miniera è enorme. Atreus, È qui, lo fiuto. Perché vorresti fermare Odino? Sento la sua puzza. Parli come se conoscessi il suo piano. Non lo conosco. Ecco perché siamo. Fratelli, con il Fimbulwinter in corso e il Ragnarok in arrivo, Odino sarà disperato. Mm. Qualsiasi cosa voglia fare, di sicuro non gioverà a nessun altro se non a lui stesso. Esatto. Lui sa che sta arrivando la fine di Odino. La profezia la profetizzava. E per quello è su tutte le furie. Quindi comprendo perché sta cercando di farsi più alleati il possibile. E ha paura. Si caga addosso Odino. Ha molto paura di noi. Ormai è fatta. Ora sistemiamo gli ultimi ragni delle caverne. Ecco. Proprio così. Mamma mia, Kratos. Non mi risparmia gli occhi. Vedo solo violenza. Quella è la porta di Tyr. Questa, dopo 48 porte sbagliate. A sinistra, dietro la gru. Tyr avrà provato a fuggire. Dovremmo controllare. Sicuramente. Vai. Straordinario. L'acqua che trabocca alimenta la gru. Astuto. Wow, incredibile. E ora? A mani nude. Crede. È un vecchio ascensore questo. Ok, nuovo esercizio. Pensate a come si deve sentire Tyr rinchiuso in questa miniera. Se fossi imprigionato da Odino e poi mi liberassero, Odino sarebbe in cima alla mia lista. Ma mi basterebbe prendere a pugni qualsiasi cosa, o chiunque, anche solo per sapere se sono ancora capace. Ma ce n'è da tirar pugni qua. 190 metri comunque. Tyr? Wow, è lontano. Che è successo qui? Ha rovinato tutto. Vediamo se... Se posso pericolo pericoloso. Un altro abietto, pericolo sinistra. Pericoloso. Oh no 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 no. Forse potremmo uscire se proseguiamo qua. Ok. Dai. Cunicoli stretti e molto molto comodi, molto comodi. Comodità prima di tutto per noi spartani. Un'altra stanza vuota. No, basta. Ma tanto lo vedo nella mappa, è 170 metri. Non dirlo nemmeno, lo troveremo. Ormai ci siamo. Fino al collo. Dall'altra parte della caverna c'è una porta, andiamo. Un'altra. Atreus. Guarda sto cicci piribici per il corvaccio. Sboing. Forse ci siamo. Una spia pennuta in meno. Guarda come mi spia quell'Odino. Merda. Aspetta, sento dei rumori. Sentite, fratelli? Penso proprio che non siamo soli. Occhi e orecchie. Stiamo attenti. Ormai veramente di sta caverna non mi fido più. Ma perché in ogni God of War c'è una cacchio di miniera piena di pericoli? Non ho capito, ci deve essere per forza? Le mie parole ti irritano. Va bene, ho capito. Fratelli, aspettate. C'è una luce accesa là. Ehi, forse ci siamo. Ti prego. Quella porta è sbarrata. Un'altra porta! Una porta simile non protegge certo le lenzuola di ricambio. L'apriamo. Schiava. Non preoccupatevi. Mi sa che è la prigione di Tyr questa. Mi sa che l'abbiamo finalmente trovata. Aiuto. No, ti prego. Ma prima devo affrontare qualche stupidotto. Eravamo la guardia della prigione. Oh, questi mi fanno attacchi Bifrost. Oh, hanno dei Bifrost anche loro. Vabbè, tagliuzziamoli. Non mi farò colpire. Oh, cavolo. Siete lenti. Schiattare. Oh, sì. Cosa hai toccato mio figlio? Ma ti tocco io. Fine dei giochi. Aia. Fa male. Un altro. Ora di esploderli. Ok, andati. Ora basta. Non ci vogliono lì dentro. Tutto il mondo non ci vuole lì dentro. Oh, è tempo di fare un po' di palestra, mio Kratos Lazzarini. Sì.
Tyr! Vieni fuori, camioncino! Cane, non mi dire che l'abbiamo finalmente trovato. Quanto grande sarà? Ehi, tira. Ehi, Tyr. Ehi. Quale artificio è questo, Odino? A che gioco stai giocando con me ora? Non siamo con Odino, noi siamo i buoni. Poretto, sembra una brava persona. Abbiamo acceso la candela. Ora sei libero. È questo il dio della guerra? Dai, Kratos, facci piano. Quelle lame. So chi sei. Assassino degli dei. Sei qui per uccidere me ora. No, per liberarti. Stammi lontano. Fratello, lascia che provi io. Tyr, Tyr. Senti, tu mi riconosci, vero? Ancora peggio, se gli mostri una testa volante. Avete ucciso Mimir. Ancora peggio. No, 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 no. Noi l'abbiamo rianimato. Voi state lontano da me. Siete dei mostri. Torna qui, ma che cavolo, tu saresti un eroe. Il guerriero. Oh, signore. Ah! Ah! No! Basta, basta, basta. Posto. Oh, adesso devo ritrovare Atreus. In mezzo. Mi spacco tutti. La botte. La botte. A sinistra, fratello. Ok, li ho finiti. Dove devo andare? Sono per di qua. Corri. Dobbiamo raggiungerli. Dobbiamo prenderli. Sì. Arrivo. Atreus. Di qua. Sì, adesso è tutto uno scappa da questi cacchio di robi. Ma guarda, ma chi sono? Fratello, sei coperto di Bifrost. Ma non me ne faccio niente il Bifrost. Oh! Oh! Che mossa era quella? Body slam WWE. Voi state a guardare, io affronto il gigante, bravi. Sì, guardate. Lo sto massacrando. Massacrautis. Morto. E ora mi temete, eh? Sì. Fate bene a temermi. Oh, cavolo. Bene. Troviamo tuo figlio. Sì, troviare mio figlio. Si allontanano sempre. Dai, dove sei, figlioccio? Figlioccio tarocco. Figlioccio. Ce l'ha fatta? Voglio che mi lasciate in pace. Tyr, ascolta, non ti vogliamo fare del male. Vogliamo farti uscire via, e prego. Portarti in salvo lontano da Odino. Abbiate pietà. Tutti questi anni di prigionia non gli questo hanno fatto bene. Aiutiamo la gente. Se questo... Non dovrei stare qui. Vi prego, è peggio quando si arrabbia. Padre. È l'ora di farti capire quel cattivo. Sei forse un guerriero? Non sei un condottiero? Torna in te! Mio figlio ci ha portato in questo posto. Perché? Guardalo! Guarda i suoi occhietti. Please, Tyr, please! Tu? Perché mai? Neanche mi conosci. Conosco la tua storia. Hai aiutato i giganti. Noi ricambiamo il favore. Noi ce ne andiamo. Tu vieni con noi. Bravo. Torna in te, uomo.
Ok, lo sapevo che era alto, ma non così tanto. Però c'è di peggio. Tieni. La tua statua nel lago aveva la lancia. Pensavo che ti servisse. Un bastone? No. Pensiero gentile. Un normale stuzzicadente per lui questo. No. Ma va a mani nude? Va bene. Disappointed. Io sono scappato perché non sempre so che cosa è reale. Certe volte c'è un... Non ti devi vergognare, fratello. Viviamo in tempi molto strani. Con una testa parlante che te lo dice, sì. Cioè, questo qua si questiona la sanità. No. Dobbiamo tornare a casa. Va bene. E ragazzi, questo è stato l'episodio più assurdo di God of War. Adesso andremo avanti, scorteremo Tyr come dell'FBI, spaccheremo tutto, lo faremo uscire e tornerà al suo prime. Non vedo l'ora. Ma per questo episodio di God of War era tutto. Ci vediamo molto presto con un altro super grandissimo e per ultra episodio molto presto. Ciao ragazzi. Ciao guerrieri.